avevano mantenuto il più stretto riserbo fino ad oggi. Fiorella Mannoia e il fidanzato Carlo Di Francesco hanno difeso per 10 anni con le unghie e con i denti la privacy circa la loro storia d'amore. Fiorella Mannoia e il fidanzato Carlo Di Francesco hanno difeso per 10 anni con le unghie e con i denti la privacy circa la loro storia d'amore. Il seguito avuto dalla cantante in occasione del Festival di Sanremo 2017, però, ha suscitato la forte curiosità dei fan, portandoli al centro della cronaca rosa. Ieri, ad aggiungere un tassello a proposito della loro relazione è stato Valerio Scanio. Intervistato dal settimanale Oggi, infatti, il cantante sardo ha svelato un romantico dettaglio sulla coppia, lui è dolcissimo e la guarda con gli occhi dell'amore, ha spiegato alla rivista, confermando quindi che il sentimento tra i due, separati da 26 anni di differenza, prosegue a gonfie vele, anche se non ne hanno mai voluto parlare ufficialmente. Il vincitore del Festival di Sanremo 2010, collega dell'interprete di Che sia benedetta, è stato concorrente del talent show Amici di Maria De Filippi, dove Carlo, produttore musicale, lavora tutt'oggi come coach. Tra moglie e marito non mettere il dito, recita il proverbio. Valerio, però, stavolta ha deciso di fare una piccola trasgressione alla regola per una buona, dolcissima causa. Valerio, però, stavolta ha deciso di fare una piccola trasgressione alla regola per una buona, dolcissima causa.